Proviamo a parlare di sport in tempi di Covid. Mi ero preparato, felice, perché poteva essere, può essere, non lo sappiamo, la settimana del debutto per la pallavolo Serie C femminile Città di Castello. Prof, te la senti? Sei positivo o negativo da sto punto di vista? Perché tanto è inutile adesso andare troppo avanti, viviamo non alla giornata, di ora in ora. Le tue sensazioni? Beh, le mie sensazioni per quello che riguarda l'inizio di sabato non sono molto positive, invece per quello che riguarda le sensazioni che ho in palestra ti posso dire che le sensazioni sono positive. Le ragazze vengono volentieri, sia la Serie C che le squadre giovanili che possiamo comunque far allenare, e quindi da questo punto di vista è positivo, perché c'è entusiasmo, c'è voglia di fare. Addirittura in questa settimana la Serie C ha provato ad allenarsi con le mascherine, proprio perché in alcune regioni dell'Alta Italia lo fanno da settembre, e questo logicamente hanno voluto provare anche loro. Abbiamo fatto due allenamenti così in vista del campionato che inizierà forse sabato prossimo, e quindi c'è entusiasmo e voglia di ripartire anche a livello agonistico. Poi, se tu mi dici se sabato giocheremo con il San Mariano alle 17:30 al palazzetto, fino a mercoledì non te lo posso dire. Senti, prof, una domanda che è molto più grande di noi. Ad oggi pare che non ci sia il Ministero dello Sport. Da persona che lavora e che vive di sport, ti senti un cittadino di Serie C? Non neanche di Serie B, di Serie C proprio, cioè ti senti un po' dimenticato? Cioè tutta sta prosopopea, lo sport è democrazia, lo sport ha una funzione sociale, dobbiamo salvaguardare i nostri settori giovanili, le società dilettantistiche, e poi? E poi finora è sempre stato un ministro con la delega dello sport, non è mai stato il vero ministro dello sport e basta, è stato un ministro con delega dello sport, quindi un ministro anche a qualcos'altro con delega allo sport. Adesso non c'è nemmeno quello, ma quello che mi fa pensare molto è che, nonostante questo problema è stato sollevato da più parti, nessuno ha risposto sul perché non ci sia il ministro con delega allo sport. Questo sì, si parla di alcuni nomi, ma nessuno ha spiegato come mai ad oggi non c'è il ministro con la delega allo sport. Sì, categoria Serie C è stato troppo buono forse, però diciamo che dai, speriamo che nelle prossime giornate, nei prossimi giorni ci sia anche questa nomina, perché la ritengo in questo momento in particolare, forse più degli anni precedenti, una nomina molto importante. Grazie al professor Enrico Brizzi della Volley Tifernum Città di Castello, o parlando in italiano della Pallavolo Tifernum Città di Castello. Ti auguro un buon lavoro e a risentirci a presto.